Buondì signori! Ma voi lo sapete che giorno è oggi? Oggi sono 1000 iscritti! Oddio che gioia! Cosa posso fare per festeggiare questi 1000 iscritti? Cosa c'è di più autocelebrativo che fanno da sempre nella storia? Una statua! Sì, sì, fai me! Sì! Davide! Fai me! Sembra un modello migliore! Vabbè, ti accontenti! Ci sta! Vabbè! Farò me! Sì! Sì! Bravo Davide! Prego! Però lo sai che qua tutti hanno il pisello piccolo? Ci accontentiamo. Lo devo fare anche a te, ti va male? Ehi, signori. Abbiamo strappo la regola. Facciamo una statua. Sì, via. Ok, ora arriva la parte dove mi devo prendere tutte le misure. Io proverei a incidere la mia sagoma. Di quel che pensassi. Oh, proviamo con un fil di ferro e un mattone. Il problema è che ha tagliato tanto così. Ora lo strumento che mi viene meglio, una sega. Alla fine ho scoperto che in 3 giorni non si è seccato il vinavil. Quindi lo taglierò a pezzi. Niente, siccome si è incollato male, li taglierò a parte e poi dopo li rincollo. Mai più. L'ho ricomposto lì. Ribondi, signori. Allora, ho comprato il poliuretano espanso che lo voglio utilizzare come colla. No, pessima idea, non spalmatelo. Finito l'incollaggio. Perfetto. 37. 37. Ora signori miei, chissà cosa pensano i vicini. Diminuisco i fianchetti. Cioè, non deve essere per forza troppo uguale. Ui. Dai, però non è così. Cioè, non fate la casa, è una rottura di quel. Però ti vedi in forma. Ok, la faccia forse fa abbastanza schifo, ma sto facendo una fatica impressionante. Pensavo fosse un materiale abbastanza semplice da lavorare, ma siccome si sbriciola non è proprio. Non fatelo, non fatelo perché è una perdita di tempo. Che poi non so neanche dove metterlo dopo. Sembra Voldemort. Siccome ho sbagliato delle misure, il naso non sono riuscito a farcelo stare, l'ho fatto a parte. Ma è bruttissimo, sembra Dante. Sembra l'omino del marzapane di Shrek. Ok, benvenuti in un nuovo giorno. Adesso guardiamo come è venuto il naso. Ok, perfetto. C'è anche un po' di moccolo. Cioè, alla fine, secondo me, se gli faccio altri 2 ritocchini. Poi oggi per la prima volta volevo provare a girarli. Dai, che figata. Il mio angolo è più o meno abbozzato, fatto così. Perfetto, sono andato in bagno, è venuto un po' di vento e il mio sosia gli si è spezzato un polso.
Quindi ora trattengo tutte le parolacce che potrei dire, lo sdraio e lo lavoro da sdraiato. Poi è bello costruirsi perché è un po' la metafora della vita. Si può sempre cambiare, diventare la migliore parte di noi stessi. Anche se qua io il naso non riesco a farlo meglio. Devo capire ancora come fare il pisello perché mi trovo abbastanza in difficoltà. Siccome le orecchie ho approfittato per fare piedi e mani in maniera un po' più decente. Sono quasi sicuro di averlo finito. Merda. Non va più il polietilene. Cioè, vi assicuro che la cosa più difficile da fare è il pis. Per non far brutta figura agli altri miei competitor, ho deciso di farmi il grillo piccolo anch'io. Io direi di averlo finito. E volevo rendere la superficie liscia, però al momento stavo pensando come fare. È stata una pessima idea, però è andata. Io lo lascio dormire qua, domani mattina torno, basta. Eccoci qua, buondì. Allora, vediamo com'è. È messa la nostra statua. Oh no, come stai? Stai bene? Eh? Amico? Ehi, amico? Eh? Sembra di sì. Andiamo a liberarlo. Toh, reggi. Dai, è figo però. Ok, i piedi, siccome li ho modificati... È giunta l'ora, quindi ho deciso di passarci sopra con la fiamma per provare a rendergli la pelle un po' più liscia. Con questa qua. È come se si tonificasse. Diventa anche un po' più rigidino. Ok, io l'ho terminata e credo che non sia stata un'idea così stupida. Sì, guarda, sono stupito quanto tanto quanto voi. Cioè, mi sembra venuto anche bene. Sono molto, molto contento. Stavo pensando se fare proprio l'ultima cosa. Boh. Io e mio amico Johnny qua abbiamo deciso di trasformarlo in più simile a una statua. Quindi lo ricoprirò di una bella patina di calce. Per renderlo più simile a una pietra. Più simile per renderlo più statua. Amico mio, proviamoci. Ok, siccome è buio, è buissimo, ho finito adesso, domani ci passo a dare la seconda mano e non ve lo faccio vedere perché è una sorpresa. Ciao! Ora arriva il momento di imbiancarlo. Questa è una pittura da interni. Questa è una pittura da interni, è la pittura che mi era avanzata di casa mia, quindi ce l'avevo in casa e ho utilizzato questa qua. Quindi adesso prepariamo la tempera per fare il marmo finto. È una tecnica molto difficile, io non l'ho mai provata, è la prima volta che la sto provando. Vediamo come va. Chi non prova non riesce. Perfetto, dopo averlo fatto tutto, ma si vede? Sì, una cosa del genere. Ottimo. Sto finendo degli altri dettagli perché non è proprio venuto benissimo, però... però è difficile. Sto cercando di fare la parte finale, ma ho mio nonno che gira col trattorino. Ora parte molto delicata perché dobbiamo fare delle sfumature gialle. Però... zio Pero, mi è caduta la spugna per terra ed è tutta sporca. Porca! Magenta, nero... Ho preso questa resina qua per dargli il satinato opaco, lucido. Perfetto!
Esatto, signore, oggi è il gran giorno. La statua è pronta e andiamo. Ok, ora che ci siamo calmati, andiamo a riprendere la statua. L'altro giorno c'è stato un temporale molto grosso e secondo me... è venuto un vento assurdo e deve averlo buttato giù. E i piedi sono belli distrutti. Adesso non c'è tempo. No, anche il culo. Te c'entri qualcosa? L'hai rotto te? Eri solo invidioso. Sì. Come sì? La volevi anche tu una statua? Ascolta la statua. Guarda il pass, Dio. Che lei sa il sole sia con poi allumeti. Guarda il pass. Ho capito. Ma porco, ragazzi, che lavoro. Un attimo, guarda, sono in una situazione tragica. Sono mesi di lavoro andati a rotoli. Cosa c'hai? Guarda che non l'ho sporcato, eh! Boh. No, nonno! Vai via dal tetto! Vieni per favore! Vai, vieni via! Merda, vieni. Va a fare il tuo lavoro! No! Dai, vieni via lì! Va a fare il tuo lavoro, pianta! Va a fare il tuo lavoro, pianta! Dai, ma oh, è pericoloso, su! Bel lavoro! Vai, 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 vai! Ottimo, adesso che è secchino, iniziamo a togliere lo scotch! Ora togliere tutte le schifezze. Ho trovato questo gesso e va più che bene. Io utilizzerei il gesso, mi sembra una cosa più... è veramente vecchio. Beh. Porca. Ok, ha una densità decente. Ora stucchiamo le parti. Non avrà lo stesso bianco. Una piccola ritoccatina al culo. Adesso gli darò dei colpetti col lucido solo nelle crepe. Poi direi di dargli una mano finale e vedere com'è venuta. Io ho finito, ci vediamo per la presentazione, se non si rompe di nuovo. Oggi finalmente vedrete la statua alla luce del sole. Finalmente la tirerò giù dal tetto. Che siamo due gocce d'acqua e alla prossima.